Una buona giornata, nuovo appuntamento con Interconnection con Lorenzo Macri. Ciao Lorenzo. Ciao Alfio, buongiorno a tutti. Gianmarco Piacentini, ciao Gianmarco. Ciao, buonasera a tutti, buon pomeriggio. Buonasera, già la sera? Buon già pranzo, la sera. Ma buon appetito. E ferma ieri sera, Piacentini, perché siamo usciti ieri sera, anche con Luca Mastrangelo, eccolo qua. Ciao a tutti, buongiorno, è un piacere essere qui con voi, sono venuto con piacere nonostante Piacentini. Ieri sera Piacentini mi abbia fatto tornare a casa col mal di testa. Ma anche lui è ancora tornato. Anche lui mi sembra abbastanza. Buonasera. Vabbè, prossima volta prima stiamo, la sera prima stiamo a casa, certo. Siamo bravi, cioè, io tutte le serate migliori me le amico. Bando alle nostre cavolate, parliamo di Inter, c'è un po' di arrabbiatura da quello che arriva dai giornali da parte del CT Roberto Mancini per il post di Sensi di ieri, pare che gli potrebbe costare caro addirittura dall'esclusione dai prossimi impegni della nazionale, lo riportano tutti i quotidiani sportivi, qui lo vediamo da Sport Mediaset. Che cosa è successo? Sensi esce dai convocati della nazionale per questo fastidio al polpaccio. Lui nel pomeriggio di ieri fa un post su Instagram che è questo, lo facciamo vedere grazie al nostro regista Minora che è sempre molto attento e carico sul pezzo, come giusto che sia. Ragazzi, non è nulla, ci vediamo domenica allo stadio. Questa cosa ha fatto arrabbiare l'allenatore, forse anche per una questione, come dire, di politica aziendale, no? Lasci la nazionale, bisogna sempre stare attenti ai giocatori che lasciano le nazionali, che tornano ai propri club, perché poi uno diceva quello è un infortunato, torna prima nel club per allenarsi, per essere pronto per la gara di campionato. In realtà Sensi ha un problemino al polpaccio, se no non sarebbe è stato libero di lasciare la nazionale, no? Però questo post qua fa arrabbiare un po' Mancini, che anche ieri nel post partita dice non ho visto niente, non ho sentito nessuno e ha tagliato corto, no? Sbagliato, secondo me ha sbagliato, perché certe cose devono rimanere private. Però io conosco molto bene il mister e credo che non sarà così punitivo come hanno scritto i giornali, non ci sarà secondo me un'esclusione così forte. Però è chiaro che Sensi l'ha fatta fuori dal vaso, perché certe cose non devi dirle, devono rimanere private, vai anche a mettere in discussione un po' il lavoro di tutta la nazionale. Tento di capirlo Sensi, anche se sono d'accordo con te che ha sbagliato, tento di capirlo perché lui, essendo molto soggetto agli infortuni, avendo molti infortuni, io vivo molto la realtà dei social, lui ogni volta che ha un infortunio adesso viene massacrato, viene anche spesso offeso. Sbagliando, perché non bisogna arrivare a scrivere certe cose sui social, però lui viene regolarmente massacrato adesso ad ogni infortunio, e lui secondo me ha cercato di difendersi facendo questo post per tranquillizzare i tifosi dell'Inter dicendo ragazzi non ho niente di grave, con la Samp ci sono, però facendo questa cosa ha tra virgolette sbagliato, mancando un pochettino di rispetto all'allenatore che aveva detto Sensi non è in grado di giocare, quindi hai un po' indirettamente smentito quello che aveva detto Mancini, quindi ci sta un po' l'incazzatura di Mancini. Vediamo se poi sarà a disposizione per la gara con la Samp, se giocherà. A proposito, c'è il problema dei sudamericani, gli unici che rientrano per tempo sono gli argentini, e poi sul resto sarà ampio turnover, mi pare di capire, no? Che gara sarà con la Samp? Sarà una gara sì, d'emergenza, perché gli argentini comunque arriveranno un giorno prima, se non sbaglio, sì. No? Giocherà Dzeko, giocherà secondo me, potrebbe essere che giochi Sensi proprio per il fatto degli argentini, però sarà una partita emergenza perché ritornano tutti alla nazionali, però io credo che l'Inter contro la Samp possa vincere. Lautaro e Correa si allenano già domani pomeriggio. Domani, quindi venerdì giocano. E se giocasse Çalhanoğlu un pochettino più avanti e magari rientra Gagliardini in posizione arretrata, Çalhanoğlu al posto di Gagliardini, tu mi hai fatto questo un'espressione un po' così, però ti ricordo che Gagliardini contro le genovesi si maradonizza. Quindi Gagliardini contro le genovesi segna sempre. No, quindi... io ho fatto così perché no, hai avuto un mancamento, hai avuto un attimo un cedimento verso una lombalgia, perché parlavamo di gente con i piedi buoni, Sensi così, poi ho sentito Gagliardini comunque è un bravissimo professionista, certo non è non ha i piedi delicati come Sensi, per cui io preferisco vedere in campo Brozovic, Sensi
e Ciala o anzi soprattutto il mio ideale di centrocampo è Brozovic, Barella e Sensi. Questi sono i miei tre di centrocampo. Io, e quando parlo di queste cose parlo di piedi vellutati. Hai parlato di turnover, Alfio. Io credo che ci sarà turnover anche in vista della partita di mercoledì. Perché poi c'è la Champions League con Real. Che è già bella importante. Per quello dico, ma turnover, ma anche perché poi la gara con la Sampdoria, l'anno scorso l'Inter esce con le ossa rotte da Genova. Poi sì, al di là del rigore che sbaglia Sanchez... Sì, ce lo siamo un po' creato, quella partita lì ce la siamo un po' voluta, però in effetti non è da prendere sotto gamba, tanto più che questo allenatore nuovo mi sembra uno con le idee chiare, per cui dobbiamo stare molto attenti. Siete contenti? Di Inzaghi? Ma per ora cosa vuoi dire? Per ora mi sembra che sia entrato anche in punta di piedi nella maniera giusta e vedo i tifosi per il momento molto soddisfatti del suo lavoro, anche di come si comporta, di come agisce, di come parla. Se prima avevamo un allenatore bravo però era anche un po' incendiario, Inzaghi secondo me è bravo e fa sempre anche un po' il pompiere, è sempre un po' quello che se deve fare una polemica in più piuttosto ne fa una in meno. È entrato secondo me nella maniera giusta. C'è del giro di formazione, in tantissimi ci chiedono quando vedremo Dumfries a titolare. Secondo me contro il Real Madrid. Mi sbilancio. Sì? Secondo me no. Anche secondo me no. Secondo me contro il Real Madrid. Secondo me lo vedremo quella dopo, cosa c'è? Il Bologna? Ecco, magari secondo me lo vediamo col Bologna. Non oppure con la Samp gioca secondo me con Real gioca Darmian. Allora, ho visto Giamma male perché stavo conducendo, avevo in bassa frequenza la partita dell'Olanda, mi è sembrato un po' con un po' più acerbo. Grandi qualità fisiche, ma anche tatticamente mi è sembrato ancora un po'. Io ho visto degli spezzoni acerbo di quella partita, non sarei obiettivo a dare un giudizio, mi fido del tuo e credo che Inzaghi, considerando anche che abbiamo un Darmian in super forma, lo possa aspettare. Per definire il prolungamento di contratto, in realtà da quello che viene fuori non c'è stato alcun contatto tra Inter e Brozovic, siccome stiamo vedendo che insomma il Paris Saint Germain sta facendo incetta di giocatori a scadenza. Vuole anche Brozovic? Oltre no, che sì, vuole anche Brozovic? Ma no, ormai ha preso che sì. Ma no, ma noi non siamo mica al Milan, rinnova. Un po' di tempo, adesso arriverà il suo momento, ma rinnova. Siete sicuri? Secondo me sì. Ma sì, ragazzi, Brozovic secondo me è un... Da riconfermare immediatamente per tutto quello che ha dato e che può dare ancora all'Inter. È questo secondo me il titolo importante. Brozovic vuole rimanere all'Inter, però secondo me appena arriverà l'ufficialità del rinnovo di Lautaro sarà trainante anche per gli altri. No, di Orsato, tutti lo ricordano per questo episodio che fece. Onestamente, perché ridete? Ma perché non riconosco, c'è da piangere. Non riconosco i due giocatori, me li ricordate? Perché non me li perché ridiamo, ma come Rafinha, quello che prende la botta e l'altro. Quello che probabilmente viene integrato dall'altro. Ma esattamente vestito. Cos'è che prende Rafinha? Pugno, calcio. Pugno, fattura. Calcio, ma cos'è? Taekwondo? Cos'è? Arte marziale. Ma ragazzi, ma è normale che un arbitro che commette un errore madornale come questo, posizionato benissimo, è normale che poi stia 1200 e passa giorni senza arbitrare più una squadra? Se ogni volta che un arbitro fa un errore quella squadra lì non l'arbitra più per 1200 giorni, rimaniamo senza arbitri. Quindi come fa uno a non pensare male? Come fa? Il Milan invece mi fa molta, ma molta paura, perché è la stessa squadra dell'anno scorso che lavora con lo stesso allenatore, rinforzata, perché per me Olivier Giroud è un giocatore che in Serie A può fare la differenza. Io devo dire la verità, ho visto il Milan col Cagliari, perché poi alla prima l'Inter ha vinto col Genoa, ma il Genoa non conta niente. Ho visto il Milan con Cagliari, poi possiamo fare tutte le considerazioni che volete sul Cagliari, però mi ha impressionato molto. Forte Milan. Per intensità, è una squadra che ha un anno di esperienza in più, ad altissima velocità. Con lo stesso allenatore, un anno di esperienza in più. Anch'io sono d'accordo con Lorenzo, secondo me il Milan sarà ancora più ostico dell'anno scorso. C'è anche lui, c'è anche il Milan per la lotta a scudetto. Per quanto riguarda la Juve non la darei proprio così morta, anche se queste prime due partite
sono state un po' una debacle, diciamo così, per loro. La sconfitta in casa con l'Empoli non se l'aspettava nessuno. Ho visto qualche juventino felice della partenza di Ronaldo. Io non credevo ai miei occhi, perché secondo me invece Ronaldo ha mascherato molto in questi due anni anche i problemi della Juve con le sue caterve di gol che quest'anno non avranno a disposizione. Non credo che Ken, pur essendo un buon giocatore, potrà fare i gol di Ronaldo. Ti dando per morta l'Atalanta ormai, perché non la considerate più. E però tu me lo dicevi anche un mese e mezzo fa quando ci siamo visti, e io invece resto convinto che quest'anno l'Atalanta, secondo me, sai che cosa, calerà. Sai cosa, Lorenzo, l'Atalanta? Il parco attaccanti è limitato. Cioè, tu hai quei due lì davanti e poi hai preso Piccoli. E comunque Muriel sai che ogni tanto qualche problemino ce l'ha. Zapata idem, per quanto siano forti, non è alternative. Cioè, devi fare una stagione intera tra campionato e Champions League con loro due. Sì, è vero, però ha tante mezze punte. Ricordiamo che l'Atalanta cambia modo di giocare, tu dici? Ha tante mezze punte. Malinowski quest'anno può essere anche l'anno di Miranchuk. Però io credo che il segreto dell'Atalanta siano gli esterni e il centrocampo. Quando c'hai De Ron, Freuler, Pessina, Gosens, Atebor, se questi stanno bene, è dura.